Ciao a tutte ragazze, oggi voglio farvi vedere come realizzare questi simpaticissimi sushi. Vi servirà solamente del fimo bianco e un fimo del colore a vostra scelta per poter realizzare il gamberetto sopra. Allora, noi partiamo dalla nostra pallina di fimo bianco, la facciamo diventare leggermente ovale e poi la andiamo ad appiattire. Una volta raggiunto questo spessore e questa forma, andiamo a lavorare la pallina di fimo colorata. Anche con essa la facciamo diventare ovale e poi la piattiamo. La prendiamo, la giriamo dall'altra parte e andiamo a posizionarla sopra la nostra pallina bianca. In questo modo poi schiacciamo leggermente per farla diventare un pochino più sottile. A questo punto, aiutandoci con uno stuzzicadenti, andiamo a fare dei segni in questo modo. Ottenendo così questo disegno. Prendiamo un altro pezzettino di fimo colorato, lo schiacciamo e poi cerchiamo di dargli una forma triangolare. Quando abbiamo questa forma, aiutandoci con un taglierino, andiamo a fare due segni in questo modo e poi andiamo a tagliare la punta. Lo prendiamo e lo andiamo delicatamente ad applicare sul fondo del nostro sushi, così. A questo punto ci servirà il fimo nero, prendiamo due palline, le appiattiamo e andiamo a realizzare gli occhi. Ecco, una volta applicata anche l'ultima pallina bianca, ecco che il nostro simpaticissimo sushi è pronto.